Prima di tutto sono molto contento di essere di nuovo qua. Era il mio desiderio, diciamo, ritornare a Avellino. Purtroppo è stata lunga perché sappiamo tutti i problemi che ci sono stati, però alla fine sono contento di essere tornato. L'anno scorso era peggio, sturno era proprio... non sturno opposto, ma... la situazione era più difficile, dai. Però questo anno il campionato che andiamo a affrontare è più complicato rispetto a quello di Serie D. Magari in Serie D c'era più margine per recuperare, anche partendo in difficoltà c'era più margine. Qua è un campionato diverso dove magari ci sono più squadre importanti, ci sono 5-6 squadre quasi da B, diciamo, perché hanno fatto un organico importante. E quindi noi cercheremo di sopperire questo ritardo mettendoci altre cose. Sappiamo che non sarà un inizio facile, e non lo dico perché giochiamo contro Catania, contro Bari. Avessimo giocato contro chiunque, comunque sarà un inizio difficile perché è da poco tempo che ci alleniamo, siamo in pochi, quindi... bisognerà sopperire tutto questo ritardo con altre cose, quindi speriamo di fare di che arrivino i giocatori subito e cercare di fare qualcosa di importante. Quando era in Serie C Avellino mi ha dato la possibilità di ritornarci in Serie B, quindi io diciamo questa cosa l'ho apprezzato tantissimo e quindi mi sento sempre in debito con Avellino Calcio, con la società. Quindi per me l'Avellino è parte della mia famiglia. Questo momento qua, la società è in difficoltà. Quando uno ha un familiare in difficoltà cerca di comunque dare una mano. Quindi quello lì. Sul gruppo, guarda, io... penso che chi viene a Avellino dovrà capire che è un momento molto particolare, quindi qua bisogna che arrivi gente che ha voglia di dimostrare, che ha voglia di lavorare e deve sapere che siamo in difficoltà ma che possiamo far bene. E poi Avellino è sempre una piazza affascinante. A me mi stanno chiamando tanti giocatori che vorrebbero venire.